raccontarmi qualcosa della nostra scuola? Sì! Bene, sapete dirmi chi è questa signora? Salvatore, dimmelo tu. È Maria Montessori, la fondatrice della nostra scuola e grande amica di Alice Franchetti. Ha fondato una scuola a Roma chiamata Casa dei Bambini, perché per lei era fondamentale che la scuola fosse dei bambini e non a misura di una persona adulta. Maria Montessori inoltre è stata la prima donna italiana a laurearsi in medicina, tanto che per ottenere il permesso di iscriversi all'università era dovuto intervenire il Papa. E più tardi si è laureata anche in filosofia. Che grande donna! Da grande vorrei essere proprio come lei. Letizia, ti piace frequentare questa scuola? Mi piace molto perché ogni giorno imparo tante cose nuove e tutto questo grazie alla signora Maria Montessori, che credeva che il bambino dovesse essere libero di esplorare e di apprendere. Così, grazie alla mia curiosità, imparo con molto entusiasmo. Ajar, sai dirmi a che cosa servono quegli oggetti? Sono materiali didattici che provengono dalle scuole elementari fondate da Alice e Leopoldo Franchetti a Rovignano e alla Montesca e sono utili per permettere a noi bambini di sviluppare la nostra personalità. Molto interessanti sono anche queste carte che Alice Franchetti ha fatto arrivare direttamente dalla Germania, dove si notano chiaramente gli effetti negativi del bustino nel corpo delle donne. Io non lo indosserò mai. Salvatore, Maria Montessori è mai stata nella nostra città? Sì, ha tenuto un corso di pedagogia presso la Villa Montesca nel 1909. Infatti era una grande amica di Alice Franchetti, cosa normale tra due grandi donne dell'epoca, entrambe molto istruite e attente agli altri. Bene, la lezione è finita. Bambini, arrivederci. Camicetta senza maniche di lino di colore naturale, bianco e nero invece per i bermuda, salopette con bretelle incrociate. In questo, come altri capi di tela umbra, si rende evidente quanto le regolarità della tessitura manuale li rendano unici e particolarmente naturali quando indossati. Abito camicia nei colori ecru e blu, è disegnato con profondo scollo a V e cinta sopra i fianchi. Le righe in lino blu finissimo sono state tessute in continuità con l'ecru. Abitino a tubino in lino, totalmente su misura nella tessitura oltre che la confezione, a fasce nei toni del colore arancio dal chiaro verso lo scuro. La lavorazione in sequenza di tessitura manuale che termina con uno dei motivi geometrici propri dello stile tela ombra. L'altezza delle fasce viene tessuta ogni volta in modo differente e in funzione della taglia da realizzare. Il piccolo top di lino ecru è ricamato a punto gigliuccio, un ricamo che appartiene alla lunga storia di tela ombra. È indossato su pantaloni a zampa di colore azzurro corda. Abitino molto semplice, di lino, la forma è detta a sacchetto, con colletto in piedi, giromanica all'americana. È realizzato al telaio manuale in un unico pezzo, alternando disegno e tessuto liscio in un solo colore. Camicia di lino leggerissimo, color corda, un capo di grande artigianalità sia nella tessitura che nella confezione.
La sciarpa abbinata è realizzata con lo stesso tessuto ed è arricchita all'estremità da disegni peculiari di tela ombra, realizzati manualmente al telaio. Realizzazione di tutti i capi che avete potuto ammirare sono stati eseguiti interamente a mano dalle signore della tela umbra, un incontro tra la storia e la modernità. Questo museo è nato dal laboratorio che Alice Franchetti e il marito hanno fondato nel 1908 proprio in questo palazzo, e da allora tante persone piene di passione hanno contribuito a portare avanti questa meravigliosa tradizione. Leopoldo Franchetti nasce a Livorno nel 1847. Lui era un uomo di notevole importanza politica. La luce della sua vita però fu la moglie, la giovane moglie, Alice Algarten. Lei nacque a New York, qui a Città di Castello, si adoperò molto per l'emancipazione delle donne e dei bambini. Facendo una visita nelle case della città, ha visto che in tutte le case era presente un telaio dove le donne sapevano tessere la biancheria utile per la famiglia. Così decise di fondare il 1 maggio 1908 il laboratorio della Umbra, dove coinvolse la maggior parte delle donne del paese e insieme alle donne anche i bambini, in quanto all'interno del laboratorio mise anche due asili. Inoltre fu la prima ad adottare in questa zona il metodo Montessori, nelle zone fondate da lei stessa di Rovigliano della Montesca. Qui possiamo vedere alcuni oggetti tipici del corredo della baronessa, la sua collezione di ferri da stiro e il mangano strizzatoio che serviva per strizzare e asciugare lentamente tutta la biancheria di grandi dimensioni. Nelle prime due teche possiamo vedere alcuni merletti fatti a mano, soprattutto a fuselli, mentre nella teca retrostante possiamo notare dei merletti fatti a macchina. In questa sala possiamo ammirare gli arazzi fatti da delle donne durante un corso di lavorazione qui al laboratorio della Umbra. Qui possiamo vedere inoltre una riproduzione di quella che era la villa dei Baroni, Villa Montesca, fatta costruire proprio da Leopoldo per andarci a vivere con la moglie. Qui ci troviamo nell'antica cucina del palazzo Bourbon del Monte.
e possiamo vedere tutte le tinture e i materiali usati ancora oggi dal laboratorio della Umbra. Questo era un esempio di telaio. All'incirca nel laboratorio ce n'erano circa 68 e lavoravano solo le donne. E la lavorazione era a mano e usavano il quadruccio umbro, la spina di pesce, l'occhio di pernice e la lavorazione sarda, che lo usavano soprattutto per i tappeti. I materiali usati erano il lino, la canapa, e la lana e il cotone. Questi sono gli stessi telai che usavano nel 1900, fine 800 e inizio 900. Sono gli stessi telai. La sala che vedete qui è quella che c'è all'inizio, nella fotografia, è la stessa. E adesso vi spiego un po' il telaio. L'ordito è quello che viene giù e la trama viene fatta dalla navetta che passa di qua e di là. Tutti i fili che vedete qua passano qui in mezzo e dopo viene passato qui, che è il pettine. Quando viene montato, viene fatto l'ordito, viene montato, c'è una signora, una davanti e una che si guardano in faccia e passano filo per filo dentro questi occhielli qua. Per montare un telaio così ci vogliono 10-15 giorni. E poi una signora da sola gli passa quel mezzo che è il pettine. Questi fili, quando vengono montati, le signore hanno uno schema che dice ogni filo in che posizione deve andare per formare il disegno. Tutti questi qua sono, tutti questi fili sono collegati coi pedali. Muovendo i pedali si passa la trama e si forma l'ordito. Allora io ho spinto i due piedi qua, se li cambio i fili che sono su vanno giù, si alzano altri fili. E intanto con la spoletta è tutto un movimento coordinato con mani e piedi.